Ed eccoci qua, finalmente un po' di ritardo, un paio di minuti rispetto alle 19.45, 19.40, 7 minuti di ritardo, scusatemi, ma purtroppo ho avuto un contrattempo ed eccomi qua, del resto non c'è nessuno, per cui sono arrivato prima di tutti e quindi non avete scuse, siete voi, appena l'ho detto sono arrivato in due. Va bene, siamo qua riuniti perché non c'era posto nell'altra stanza e siamo qui nello studio car di Scambio Figurine, il mio studio itinerante. Adesso insomma dovrò stare attento con nuovo codice della strada. È arrivata Paola, ciao Paola. Il nuovo codice della strada, bisogna stare attenti perché sennò rischio fino a 1000 euro di multa se infatti Paola si è arrabbiata subito. Ho appena incrociato una macchina dei carabinieri ma non mi hanno visto e del resto io sono qui, sto parlando, potrei essere un matto anche che parla da solo in macchina o che canta, ma invece sono un povero sviluppatore di siti di scambio figurine e sono qui con voi per raccontarvi le ultime novità di questa settimana. Anche questa è una puntata molto ricca, ci sono tantissime cose da dire. Comincio subito dalla nuova rubrica che ho inaugurato la settimana scorsa e che è quella dei ringraziamenti per la persona, per l'utente che è stato più votato della settimana. L'utente che è stato più votato della settimana, non so se è un uomo o una donna, comunque l'utente, l'iscritto barra A, si chiama, ed eccolo qua, anche Enzo è arrivato, uno dei T9s, dei suggeritori, i T9 come li chiamano gli smartphone. Dicevo, l'utente che è stato più votato della settimana, il miglior feedbackato della settimana, è Antosca, che probabilmente è un Antonio Sca qualcosa, oppure Antosca, che è il suo soprannome, oppure il suo vero nome, il nome originale. Quindi un grande ringraziamento ad Antosca, che ha fatto ben 11 feedback positivi questa settimana, che è più di uno al giorno, direi che è un buon risultato, e io sono contento perché chi riceve molti feedback positivi so già che è una brava persona, perché comunque è un'ottima persona, come tutti quelli, ma qui stiamo parlando di quelli che hanno vinto il miglior votato della settimana, ma agli 11 di Antosca ci sono i 10 di un altro, i 9 di un altro ancora, i 7, gli 8, comunque quelli che sono molto bravi negli scambi devono essere votati, e infatti voi li votate e siete tutti contenti di questi comportamenti. Ci tengo che sul sito ci sia un buon livello di educazione, di serietà, e questo Enzo è uno di loro, Paolo è uno di loro. Gli ho addirittura consigliato a Paola una persona per uno scambio totalmente sbilanciato, che spero sia andata a buon fine, ma era un nonno disperato, quindi è poi una persona molto cara perché mi fa sempre tanti complimenti, quindi ho cercato di aiutarli in qualche modo, sapendo che Paola aveva le sue figurine. Ma come facevo a sapere che Paola aveva le figurine di questa persona? Perché stavo testando la nuova funzionalità che, come già accennato la settimana scorsa, darò ai donatori che hanno sostenuto il sito con una donazione di più di 5, di almeno 5 euro. Che sono le instant notification. Stamattina ho registrato il video dove presento questa funzionalità, ovviamente in modo molto più serioso, molto più impostato, molto più. E è stato tutto da ridere perché comunque insomma c'erano tutti i tagli, buona la prima, buona la seconda, insomma mi piacerebbe farlo vedere, ma già mi vergogno quando faccio la persona seria, figuriamoci quando sbaglio. Però insomma adesso stasera se riesco lo monto, così la presento. Insomma, di cosa si tratta? Si tratta della possibilità di ricevere praticamente in tempo reale una notifica sul telefono o sul vostro indirizzo di posta, vostra email. Ogni quarto d'ora gira un qualcosa, gira, presti giri, che va a controllare se qualcuno ha inserito le figurine che vi mancano. Ma non ha inserito
le figurine della raccolta Artonauti. Tizio, hai inserito delle figurine? No. Io dirò a Paola: Paola, lo sai che Gianluca ha inserito le figurine che ti mancano per completare la tua raccolta e sono esattamente la 3, la 5, la 7 e la 9? E tu, cliccando sulla notifica, andrai sul sito, sulla pagina delle notifiche, ma è qui la cosa più bella: potrai proporre lo scambio, ma non andandoti a scorrere tutta la lista degli scambiatori dove c'è scritto Tizio, Kaiser, Progni e in fondo c'è Gianluca. No, ma potrai proporre lo scambio direttamente dalla notifica, diretto, senza passare dal via, si diceva una volta, senza passare dal, diciamo, dalla pagina degli scambi. E questa per me è una figata, perché comunque, essendo un calcolo, un controllo che viene effettuato ogni 15 minuti, praticamente rischi anche di beccare l'utente ancora online, perché magari è ancora lì che sta inserendo, e di conseguenza il contatto è immediato e ti si riducono i tempi, capisci? Sto facendo l'asino, non lo so, però trovo che sia una gran figata questa cosa, per quello, insomma, mi piace. L'abbiamo testata questa settimana già con Enzo, già con Ruth Seride e anche con Elisa Dotto, che è un'altra utente, e la stiamo provando, grande soddisfazione direi. Enzo, diciamo, è quello che mi dà più feedback, ma Enzo è un carissimo iscritto e un carissimo scambiatore, perché è molto attento a tante raccolte. Adesso poi te ne dico una, Enzo, che secondo me la vai a cercare da qualche parte. Però insomma, adesso ve la presenterò, nei prossimi giorni probabilmente la metto online, e quindi insomma vediamo un po' che cosa riusciamo a fare. Sì, diventerà tutto velocissimo, infatti la mia preoccupazione è che voi finiate troppo in fretta e ve ne andate e io vi perdo, e io sono triste quando perdo delle persone, mamma che caldo, quando perdo delle persone simpatiche come voi, insomma, è così, insomma. E quindi insomma, adesso la mettiamo online, vediamo come va a finire. Proseguo con che cosa? Abbiamo fatto i ringraziamenti, abbiamo parlato delle nuove raccolte. Di cosa possiamo parlare? Ah, parliamo delle raccolte che andremo appunto a, che abbiamo inserito, che ho inserito questa settimana. Ho inserito i portachiavi degli Superfoodies di Esselunga. Anche i portachiavi mi scambiate. Mannaggia. Le gommine di Me Contro Te. Le gommine di Me Contro Te. Ma poi sono arrivati, comincia la saga di Fortnite, sono arrivati i timbri, gli stampers di Fortnite, che sono dei pupazzetti, sono 26 credo, pupazzetti o 36, dove ci sono i personaggi di Fortnite e sotto il timbro, è carino. Però attenzione, adesso mi sto dedicando con grande affetto ad una nuova raccolta che è uscita qualche mese fa, a dire il vero, ma io me ne sono accorto in questi giorni perché un utente l'ha richiesto, ed è la raccolta che si chiama Figuriamoci Siena. Che cos'è Figuriamoci Siena? Innanzitutto il Amoci Siena è Amo de Corazon, e Siena praticamente hanno fatto un album della una raccolta, diciamo, delle figurine dedicata al Palio di Siena, le contrade, insomma tutto quello che c'è intorno. Sono 433 figurine, infatti non so se Enzo la conosce, ma secondo me gli piace. E quindi, approfittando Baby qualcosa, un utente si chiama Baby qualcosa, che poi si chiama, ho scoperto che si chiama oggi in un altro modo, e, cioè come nome normale, diciamo, come nome e cognome, ho pubblicato questa raccolta e sono andato a cercare, ovviamente, come faccio di solito, su Facebook, se c'erano dei gruppi di scambio, e subito mi sono intrufolato, così come ho fatto con gli Artonauti, ho iniziato a scrivere tutto quello che potevo dire, venite sul sito, eccetera, eccetera. Ora, ho scritto ieri o l'altro, se non mi ricordo, sono in 5 adesso per il momento, però spero di riuscire a portare tante persone, così come ho fatto per gli Artonauti. Per me diventa una sfida riuscire a portare persone, a cattivare persone. Infatti c'è una persona degli Artonauti che non riesco a portarla di qua, ma un giorno ce la farò, e quando ce la farò lei dirà: perché non l'ho fatto prima? Tu sai che non sei qua, ma tu sai che prima o poi ti porto di qua. Vabbè, comunque, figuriamoci Siena. Quindi, se la conoscete,
propagatela. Se non la conoscete, vi consiglio di prenderla perché è molto bella, ci sono tutte le contrade, tutti i fantini, tutti i cavalli soprattutto, però è, secondo me è molto bella, diciamo è una raccolta parallela ai calciatori, ai cucciolotti, a tutti i vari personaggi dei cartoni animati, ma come per gli Artonauti credo che sia molto interessante. Adesso mi informerò meglio su chi è la casa editrice, dove si trova, eccetera, eccetera, però sono convinto che possa piacere. Vi ho detto della nuova funzionalità. Mi stavo dimenticando, a proposito di donatori, di ringraziare i donatori che questa settimana sono stati ben 6 donatori. 6! Mamma mia! Allora, comincio dalla prima che ha donato, che è Sade, che poi alla fine io pensavo fosse Sade, tipo Sade Adu, una cantante degli anni 80-90, ma invece Sade è Sara, Sade, che la settimana scorsa è stata la maggior votata della settimana precedente, e alla sera, guarda caso, non so, adesso che ho detto Antosca, speriamo che Antosca stasera faccia una donazione. Se è così, allora dirò tutti i nomi di tutti gli utenti che faranno una donazione, perché come collegamento sistematico. No, comunque c'è Sade, poi c'è Diego Ferretti, Stefano Edo, Hector Badoben, che tra l'altro Hector Badoben sta cercando di una raccolta sull'hockey, e qui mi appello a voi, se conoscete la composizione della raccolta dei campionati mondiali di hockey, credo, fatemi sapere, perché così la inserisco. Non riesco a trovare tante informazioni in giro, spero che qualcuno ce le abbia. Devo trovare sia l'immagine sia la composizione. Sì, Enzo, infatti non la conoscevi, deve essere bellissima. Adesso poi, se trovo dei riferimenti, te li mando. E ultimo, Raulken, che è un utente un po' difficile, infatti nella sua motivazione. Ed eccolo qua, Severi 715, nonché Lucan 7 Mollo. Se do anche il codice fiscale, praticamente sono tutto di te. E ciao. E niente, Raul, che dicevo, utente difficile, che mi fa un po' tribolare, però è un utente bravo, alla fine è una brava persona, ha fatto anche la donazione, ma questo non è che gli sto facendo la marchetta, che dico che è una brava persona perché ha fatto la donazione, è una brava persona, è sempre un po' difficile, nel senso che mi fa un po' tribolare sulle... Ed eccola qua, scusate, ma io mi interrompo sempre, ma stasera c'è un grande successo di pubblico. Manuela qui con noi, Manuela, una delle beta tester di Stia. Andrea, ma c'è tutto il mondo, no? grande, sono contentissimo. Che scemo che sono, veramente. È passata per adesso, so se l'avete vista, un'ambulanza, probabilmente siamo venuti a prendere. Vabbè, e niente, dicevo, questo Raulken, utente difficile ma molto bravo, quindi ringrazio di nuovo la lista della spesa: Sade, Diego Ferretti, Stefano Edo, Hector Badoben, Carol e Raulken, tutte bravissime persone, grazie per aver fatto questa donazione. E sorrido perché leggo i vostri messaggi. Vi ricordo sempre che, probabilmente, se la state ascoltando, sapete già che è presente la diretta anche in modalità audio solo su Spreaker, che è una piattaforma di podcast dove pubblicherò, è vero, tutti gli audio delle dirette di Scambio Figurine, ma penso di pubblicare anche dei contenuti esclusivi solo in audio, perché magari ci sono delle volte che non ho voglia di far vedere questa facciona con queste borse sotto gli occhi, sembra l'urlo di Munch. E invece in audio vado un pochino meglio, perché magari posso impostare la voce, posso fare le vocine, posso mettere la musica, posso fare quello che mi pare, senza che voi mi guardiate in queste espressioni un po' così, un po' da attore di seconda, terza, quarta, ultima categoria. Niente, che dirvi ancora? Scrivetemi se avete qualunque cosa. Continuo a ringraziare le persone che stanno facendo il sondaggio, che stanno dando il loro contributo come idea al sondaggio in cui chiedo informazioni legate ai social, quindi continuate, appena vedete la notifica sul sito andateci, e se vi fa piacere lasciate il vostro contributo. Ringrazio sempre per tutte le cose che mi scrivete, i consigli che mi date su come migliorare Scambio Figurine. Ogni giorno migliorerò la cosa,
cercherò di migliorare la cosa, ogni giorno ci lavoro, io praticamente un anno e mezzo che ogni giorno incessantemente lavoro al sito, se non con il codice, con la testa e con il cuore. E, sono molto contento, la prossima settimana vi parlerò di una nuova funzionalità che voglio mettere legata alle persone da seguire, diciamo da seguire o da bloccare, insomma legate a, diciamo un po' agli amici, un po' tipo il concetto di amici su Facebook o dei follower, però me ne parlo la prossima settimana perché adesso il tempo a mia disposizione sta terminando. L'album dei mondiali femminili c'è poca gente, Andrea. Mi scateno questa settimana sui gruppi Facebook, fatelo anche voi, cercate di portare le persone al sito perché, come dico sempre, più persone arrivano, anche se sono persone con cui avete già scambiato, se loro arrivano e portano i loro amici che voi non conoscete, ovviamente generiamo traffico e quindi riusciamo a completare prima del tempo la raccolta preferita. Comunque mi impegno, voi scrivetemi, scrivete l'album delle mondiali femminili, adesso cerco, purtroppo secondo me è poco ricercato quell'album lì, però se siamo riusciti a portare 300 persone degli Artonauti, forse anche per i mondiali femminili riusciamo a fare qualcosa. Ci conto, mi conto, Andrea cercherò di dare il massimo. Nevio 59, adesso quando Nevio scopre la funzionalità che gli daremo, Enzo, vedrai come si scatena. Niente, vi devo salutare, mi dispiace purtroppo perché ho poco tempo a disposizione, come sapete, mi dispiace perché sto molto bene insieme a voi. Nel senso che voi state molto bene insieme a me se siete qui, e io ci sto perché comunque mi fa piacere e poi dai, ci vediamo nei prossimi giorni, sapete dove trovarmi, scrivetemi e vi saluto. Vi mando un abbraccio, fatto anche Artonauti, bravo Andrea, falle tutte e poi cerchiamo di spaccare, dai, dai che ce la facciamo. Un abbraccio, buona cena, l'orario adesso sembra che sia alle 8 e quindi vi saluto e ci vediamo alla prossima. Scrivetemi, ascoltatemi. Guardatemi poco, ma ci vediamo presto. Ciao a tutti, ciao.